lo staff della Plaza Iskra augura buone feste e un felice 2018. Il presepe di Faido Valtellino ha nuovamente conquistato tutti. Dopo l'esordio dello scorso anno con ben 250 visitatori, la natività rappresentata dai residenti del comune orobico ha fatto il pienone. La rappresentazione è più estesa ed articolata rispetto alla versione precedente. Questa volta è stata diluita su due giornate, il 21 e 22 dicembre, per consentire la visita a più persone possibili. Siamo una quarantina di figuranti. Sono due mesi che stiamo organizzando, preparando il tutto per far sì che sia un evento speciale per Natale, per il nostro paese. C'è il restauratore, ci sono gli intagliatori, ci sono due osterie, una dove ci sono i cantori e una dove ci sono i giocatori di carte. La natività insieme agli animali veri, l'asino e il bue. Abbiamo la signora che fa la polenta, abbiamo la bambinaia, ci sono i pastori, ci abbiamo un ragazzo che suona la fisarmonica. Insomma, diciamo che anche dalla gente che abbiamo è un bel evento. Nella rievocazione non sono mancati i riferimenti alla storia valtellinese. Fra i personaggi rappresentati il costruttore di Gerla, figura ad oggi quasi scomparsa, ma con un ruolo fondamentale nella vita agreste d'un tempo. E poi, spazio a qualche peccato di gola grazie agli assaggi di polenta, sciatta e vin brûlé offerti dai figuranti.